Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Pensiamo anche a tutti i soldi che devono arrivare del PNRR, dove i magistrati antimafia lanciano l'allarme. Però, ecco, è molto vero, no, che ormai ci sono infiltrazioni mafiose dappertutto. Consentire l'intercettazione contro la mafia vuol dire consentirla anche in giudizio. Nessuno le mette in discussione. Ma certo, vuol dire anche lì. Ma Nordio però oggi ha detto, ti do subito la parola, ha detto anche, credo che l'Italia non sia così infiltrata da tutte queste articolazioni mafiose. Ma io credo che un ministro o un magistrato non dovrebbe esprimere opinioni da bar in Parlamento, perché se uno, questa è un'opinione che non è né vera né falsa, è un'opinione così, di chiacchiera, uno dovrebbe avere dei dati, di qualcosa, non si possono fare le leggi così. Poi Nordio dice che ci sono alcuni magistrati antimafia che vedono la mafia dappertutto. Fratelli d'Italia non la vede da nessuna parte. Il giorno della cattura di Matteo Messina Denaro candida al CSM un ex sottosegretario indagato per mafia, che poi deve fare un passo indietro perché non è il caso di mandare al vertice della magistratura un indagato per mafia. Questo Fratelli d'Italia, che è piena di persone indagate, arrestate per reati anche associativi di questo genere. Detto questo, in Italia la guerra tra politica e magistratura l'ha già vinta la politica da un pezzo. Ditemi l'ultima inchiesta grossa della Procura di Roma che riguarda politici. Dico Procura di Roma perché sono reati che di solito si fanno a Roma. Non ce n'è una negli ultimi anni. I magistrati di Milano che hanno indagato la politica sono loro a processo per varie vicende complesse e la Procura di Milano è stata distrutta dal fatto di aver provato a fare inchieste troppo scomode. Ecco, questa è quello che è la situazione in Italia. Tutte queste polemiche sulle intercettazioni sono assurde perché si vogliono togliere le intercettazioni dai reati che riguardano i politici. Questa è la sostanza. Esatto. Perché lo squilibrio di potere che c'è tra la magistratura e, diciamo, i poveracci e cose, è enorme. Ma la politica vuole togliere gli strumenti che permettono alla magistratura di colpire i reati fatti o dai politici o, diciamo, nel mondo della finanza. E per arrivare al tema delle infiltrazioni, è chiaro che se si depotenzia l'indagine su questo tipo di cose si impedisce di fare l'unica cosa che serve adesso, cioè evitare che i politici sul territorio o i loro, diciamo, entourage diano appalti a soggetti vicini alla criminalità organizzata. Ma questo non è che si scopre perché lasciano in giro i documenti, si scopre con le intercettazioni e altri strumenti di indagine. Ecco, ricordiamo che il candidato di Fratelli d'Italia alla vicepresidenza del CSM, perché lì doveva andare Giuseppe Valentino, è coinvolto in un'inchiesta sulla 'Ndrangheta. Poi, giusto per aggiungere solo un ultimo dettaglio, appena prima che catturassero Matteo Messina Denaro, era entrato in carcere un ex sottosegretario di Berlusconi, da lì che era, diciamo,